accompagnare i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio naturalistico, culturale e enogastronomico del nostro paese, un obiettivo già perseguito da Autostrade per l'Italia con l'iniziativa Sei in un paese meraviglioso. In cosa consiste questo nuovo progetto? Beh, è un rilancio di quell'iniziativa moltiplicata, perché non vogliamo essere solo un canale monodirezionale, ma vogliamo anche ricevere i contributi, in modo tale che il viaggio non sia un percorso da un luogo ad un altro luogo, ma sia un percorso attraverso le bellezze del paese, arte, cultura, cibo, natura. Questi sono gli elementi che vogliamo valorizzare attraverso questa rete che connette il nord al sud del paese, il centro, l'est all'ovest, e quindi una grandissima piattaforma dove i nostri clienti potranno essere loro stessi attori della conoscenza del paese. Avete anche dei partner in questa iniziativa? Abbiamo partner storici importanti, WWF per tutta la parte legata alla natura, Touring Club che è un partner storico di Autostrade per l'Italia e tutto il mondo dell'UNESCO, visto che siamo il paese con il più alto numero di siti, e quindi questo per poter valorizzare il nostro patrimonio, ovviamente anche con il Ministero dei Beni Culturali, per poter dare l'informazione più facile, più vicina a tutti i nostri utenti per conoscere questo patrimonio.